Adesso parliamo di qualcosa di amministrazione di sistema. Ho fatto un setup di questo tipo perché un pomeriggio magari sono qui a scrivere un po' di cose. Non ho preparato delle slide perché preparare delle slide su una roba del genere, cioè alla fine devo scrivere parecchi comandi, se non andate a fare delle slide, a parte che sono pause da vedere e poi ci metto un sacco di tempo, quindi preferisco farvi vedere un po' di esempi, diciamo, in tempo reale su queste cose. E non so, tentiamo di rendere la cosa un po' interattiva, quindi se avete qualche domanda interrompetemi pure. Non so, io mi sono fatto una lista di argomenti che possono interessare a qualcuno che per la prima volta usa il terminale su Linux e, insomma, guardate un po' queste cose. Come vi ho già detto, abbiamo già fatto un corso sull'amministrazione di sistema. Sul nostro sito ci sono anche tutti i video di tutte le lezioni e le slide, quindi se poi siete interessati ad approfondire, guardate quelle oppure venite ai corsi che facciamo il prossimo maggio. Allora, che cos'è l'amministrazione di sistema? Amministrazione di sistema, appunto, come è abbastanza intuitivo dal termine, significa gestire un sistema che può essere un server, ma può essere anche il nostro desktop di casa. Di solito si utilizzano interfacce grafiche per i sistemi, diciamo, per utenti, perché è un po' scomodo andarsi a scrivere nel terminale per aprire un file o cose del genere. Però praticamente sempre in ambito server o comunque quando bisogna lavorare su macchine molto limitate come memoria eccetera, bisogna andare a utilizzare il terminale. Adesso vediamo le varie terminologie, terminale, shell eccetera. E dal terminale possiamo controllare praticamente tutto il sistema, tutte le funzionalità del nostro sistema operativo. Lo scopo di questa lezione sarebbe quello di far vedere un po' di comandi che vi possono essere utili, diciamo non esaustivi per usare un sistema operativo come Linux totalmente dal terminale, perché appunto abbiamo fatto un corso intero di 4 lezioni e non bastano neanche quelle. Però insomma, per darvi un'idea, anche perché spesso succede che avete un problema con un driver, andate sul forum di Ubuntu o qualunque altra cosa e vi dicono: ah, copia queste righe nel terminale, metti sudo, schiaccia invio e in qualche modo funzionerà. Ecco, un minimo sapere cosa vogliono dire quelle righe magari può servire a qualcosa, giusto per non fidarsi così a caldo. Volutamente non ho usato Ubuntu, ma Arch Linux, che è quello che uso io, per far vedere un po', dato che è l'ultimo talk, per far vedere un po' quello che usano gli altri. Io tra l'altro ho un sistema grafico molto minimale, non ho niente. Ok, allora, come ho detto, si utilizza principalmente quando dobbiamo lavorare su dei server. Quindi se abbiamo ad esempio un server web, quello che facciamo è non installiamo un sistema grafico, ma installiamo il sistema operativo senza server grafico e poi ci colleghiamo ad esempio via rete e da lì abbiamo il server web, il server mail, controlliamo tutti i log e queste cose. Allora, Linux, come lo diciamo dal vostro punto di vista, avete Ubuntu che nel suo menu ha terminale. Quello lì è un emulatore di terminale, cioè si apre una finestra che vi permette di collegarvi a una shell. Terminale si collega a una shell. Una shell è un programma che vi permette di eseguire altri comandi oppure di eseguire è una specie di linguaggio di programmazione molto semplice che vi permette di lanciare dei comandi passando dei parametri o avviare dei servizi o qualunque altra cosa. Questa è una shell avviata, cioè c'è un terminale, ma non si vede molto perché appunto è un sistema grafico un po' particolare, ma se adesso andiamo qua, questo qua è un terminale, vediamo su questo schermo. Iniziamo a vedere come si presenta il terminale quando lo apriamo. Vediamo una scritta prima di una chiocciola che è il nome utente della persona che è alloggata, diciamo, all'interno del terminale. E poi appunto c'è chiocciola che significa cioè risiede su, e poi c'è l'hostname della macchina che è quello che nell'installazione avete impostato. Ogni macchina deve avere il proprio hostname. In questo tipo di sintassi poi dipende un po' da come sono configurate, ma di solito, ad esempio qua ci sono le quadre, e
Di solito c'è, quando siete nella cartella del vostro utente, qua vi compare una tilde, questa, e subito dopo c'è un segno di dollaro che significa dopo questo può inserire un comando. I comandi li scriviamo qua, e ci sono tutta una serie di comandi integrati all'interno della shell e del sistema operativo, poi anche possiamo installare, insomma, le cose, le solite cose. Iniziamo a vedere le cose, diciamo, di sopravvivenza. Per vedere la lista dei file, adesso sono nella cartella utente, nella cartella di utente che è /home/Open22, perché il mio utente si chiama Open22. Se fossi come utente amministratore, dopo spieghiamo bene cosa significa essere utente amministratore, sarebbe un'altra cartella. Comunque, per il fatto che c'è quella tilde lì, significa che sono nella cartella del utente. Per vedere la lista dei file in una cartella, visitiamo ls. ls fa una lista di tutti i file, in questo caso è anche colorata, vi dà tutti i nomi dei file, poi a seconda di come è configurato, magari vi dà una lista così oppure uno di seguito all'altro con degli spazi, comunque vi fa vedere tutti i file in una cartella. Quindi questo è un esempio di comando che possiamo dare alla terminale. Ogni comando accetta dei parametri che si possono mettere di seguito separati da spazio, quindi per dire se ls accettasse alcuni parametri io potrei scrivere ls a spazio b spazio c, significa che sto passando ls i parametri a, b e c. Di solito per i comandi da shell i parametri si passano con meno oppure meno meno e poi un nome, ad esempio meno meno auto meno meno mode uguale, una cosa del genere, mode uguale, e poi qua si scrive qualcosa, non so. E invece di solito le cose che non sono precedute da trattini sono dei file che devono essere passati. Adesso vediamo un esempio. Allora, ls, ho detto che liste file, se passiamo l'opzione meno l, mi fa una lista di tutti i file con anche altre informazioni che tra poco vedremo un po' meglio. Comunque, giusto per anticiparvelo, la maschera dei permessi, cioè i permessi, quali utenti hanno accesso a quel file, il proprietario del file, il gruppo proprietario del file, la data di creazione e la dimensione di byte. Poi ovviamente ci sono un sacco di opzioni che permettono, ad esempio ls-la, lo trovate spesso in molte guide, serve per vedere anche i file, diciamo, nascosti. Perché in Linux, se mettete un file che inizia con il punto, di solito nei visualizzatori di cartelle non ve li mostra, dovete fare con questa per nascosto. Comunque sono lì, che sono molto. Se fate ls-l non vi fa vedere i file nascosti, se invece fate ls-la oppure fate ls-l-a, che è la stessa cosa, semplicemente nel caso di ls funziona che prende anche la assieme. Vi fa vedere anche i file nascosti. Comunque adesso torneremo bene sui file perché diciamo la cosa principale. Come si fa a creare una cartella? Mkdir. Mkdir corsi Linux, che tra l'altro ho già creato. Mkdir corsi Linux. Invio e mi ha creato la cartella. Se faccio ls-la, tra l'altro come detto si può passare a ls come parametro il nome di un file o di una cartella e vi farà vedere le informazioni solo su quella, ad esempio ls-la corsi Linux, e no, in questo caso però vi fa vedere il contenuto, vabbè, vediamo dopo. Per entrare all'interno della cartella cd, cioè change directory corsi Linux, e siamo all'interno della cartella. Adesso facendo ls non compare nulla, facendo ls in la compaiono due righe, una con punto, non so se si vede perché è colorato di blu, comunque c'è un punto e un doppio punto. Diciamo che sono delle specie di cartelle speciali all'interno di ciascuna cartella che stanno a indicare la cartella stessa e la cartella genitore. Quindi se siete all'interno della cartella corsi Linux e volete aprire un file che è nella cartella genitore,
potete passare come percorso punto punto slash e poi il nome del file e andate nella cartella a monte, diciamo. Poi appunto, come avete forse visto prima, per cancellare una cartella ma vediamo prima come creare il file, se no non riesco a spiegarlo. Allora, per creare un file o per editare un file ci sono una serie di editor di testo che possono essere utilizzati da terminale, no? Ad esempio su Ubuntu si è già installato JEdit, che è un editor grafico, trovate mi sembra nella vecchia Ubuntu era un accessori editor di testo, comunque adesso anche in Unity se scrivete editor di testo riesce subito e potete creare un file. La stessa cosa si può fare da terminale, ci sono tutta una serie di editor di testo da terminale, cioè, vi ho detto, c'è una battaglia in corso su quale sia migliore, cioè, tra Vim, Emacs, Nano, eccetera. Adesso vediamo, giusto per non perdere troppo tempo, Nano, che è l'editor di testo. Voi aprite Nano, si dice Nano, e vi si apre questo editor di testo. È abbastanza comodo perché c'è sotto una lista dei comandi da fare la tastiera per salvare i file. Adesso vediamo, ad esempio qua scrivo ciao, da capo come va, voglio salvare questo testo, faccio CTRL O, mi dice nome del file in cui salvare, ovviamente avendo aperto Nano in quella certa cartella me lo salverà lì. Stiamo prova, scrive due righe, poi facciamo CTRL X e siamo usciti da Nano, che è il nostro editor di testo. Adesso facciamo ls, ecco il nostro file pro, ls-la, e ci dà la solita lista di prima con le due cartelle speciali e il nostro file di prova. Per cancellare un file, rm prova. E questo, diciamo, è abbastanza, cioè non esiste un cestino, dato che il mio compagno l'altro giorno al terzo anno di ingegneria informatica l'ho preso 30 volte in architettura dei calcolatori e sistemi operativi, non sapeva che RM non mette nel cestino, cancella proprio direttamente il file. Il fatto che vi vengano messi i file nel cestino è una cosa che vi fa il vostro sistema grafico, non è una cosa implementata a livello di sistema operativo. Il vostro sistema grafico, quando schiacciate cance, vi sposta il file in un'altra cartella che è il cestino. Dopo, quando volete cancellare definitivamente, esegue effettivamente quel comando lì nel file che avete spostato. Per cancellare una cartella bisogna passare giusto. Abbiamo detto, per entrare in una cartella cd change directory e di seguito mettiamo il nome della cartella. Per spostarci nella cartella da cui siamo venuti, cioè nella cartella genitore, utilizziamo la cartella speciale, cioè punto punto, che indica sempre la cartella padre. Quindi cd, punto punto, e torno indietro. E qua sono di nuovo nella mia home directory. Se faccio rm con Linux, non me lo cancella, perché è una directory. E per cancellare le directory bisogna specificare a rm remove il parametro meno r, che significa ricorsivo. Cioè cancella tutti i file al suo interno e tutte le cartelle all'interno della cartella e poi la cartella stessa. E così abbiamo cancellato la nostra cartella. Adesso ricreiamo. Ok. No, perché volevo parlare di un'altra cosa. Ecco, giusto. Prima che ne dimentichi totalmente, la maggior parte, tutti i comandi che ci sono all'interno della nostra shell installati sul sistema possono essere completati automaticamente utilizzando un tasto che è il tasto tab che avete alla sinistra della vostra tastiera. Quindi se io ad esempio scrivo nan, schiaccio tab e lui automaticamente fa una ricerca di tutti i programmi disponibili per il terminale, vede tutti quelli che iniziano con quel nome e vede che c'è solo l'unico programma che inizia con nan è nano, e allora automaticamente tanto vale che mi scrive direttamente il programma che voglio, no? La stessa cosa si può fare con i file e con le cartelle all'interno della shell.
Quindi, torniamo indietro, voglio entrare in corsi Linux, change directory, inizio a scrivere corsi, scrivo con, piazzo tab, dato che l'unica cartella che inizia con le lettere COR è corsi Linux, lui automaticamente mi completa la cartella. Se avessi un'altra cartella che inizia con COR, ovviamente non me la completa. E in quel caso, schiacciando due volte tab, mi compare una lista di tutte le cartelle che iniziano con COR. Vabbè, adesso qua scriviamo qualcosa. Abbiamo visto come creare un file. Per mostrare il contenuto di un file o per concatenare due file, prima vediamo come mostrare il contenuto, si utilizza il comando cat. Quindi cat cat prova e vi mostra il contenuto del file. In realtà cat significa concatena, perché se gli date un file solo ve lo stampa. Se però utilizzate due file, quindi faccio file 2, credo, scrivo benvenuti, scrivo cat, avete visto? Scrivendo cat spazio tab tab, dato che non ho scritto niente, però comunque sto per scrivere un file, se schiaccio tab tab lui capisce che sto per scrivere un file e mi mostra tutti i file che posso scrivere. Quindi chiudiamo quello che vi ho detto prima, per scrivere corsi Linux che scrivo core, e se ci sono due cartelle che iniziano con core mi fa vedere tutta la lista delle cartelle che iniziano con core. In questo caso, se non scrivo nulla e schiaccio tab, mi fa vedere tutte le possibilità che ho, che sono file 2 o prova. Ovviamente ce ne sono anche altre, ma diciamo nella cartella in cui sto lavorando sono solo queste due, quindi tab è intelligente e mi fa vedere queste. Quindi ancora per sfruttare tab e scrivere siamo ancora vogliamo scrivere ancora così poco, chiamo F, tab, si completa file 2, prova. Accanto, appunto detto, serve in realtà per concatenare due file, quindi gli passiamo come parametri due file e lui li prende e ci stampa il contenuto uno di seguito all'altro. Ok. Un altro comando interessante è echo. Echo stampa il risultato di un'espressione o il nome di una variabile o una stringa. Quindi ad esempio echo ciao è una stringa e vi stampa ciao. Ok, quindi echo serve per insomma per stampare delle stringhe a scatto. Ok, se abbiamo un programma da lanciare, forse non l'avrete visto, ma in Linux non esistono i file.exe come in Windows, ma potenzialmente qualunque estensione può essere eseguita, cioè un file con qualunque estensione può essere eseguito. Per eseguire un file binario o comunque un programma vi basta semplicemente scrivere il suo percorso. Quindi se avessimo qua all'interno ad esempio file 2 fosse un programma, si basta scrivere .slash file 2 file ed eseguirlo. In questo caso non me lo completa perché non me lo fai eseguire. Comunque basta scrivere punto slash. Ok, vediamo anche un altro paio di comandi che possono esservi utili. Per fare una ricerca di file all'interno del sistema si può utilizzare un comando che è locate, a cui passate il nome di un file che volete cercare all'interno del sistema e lui lo cerca. Locate, non so, alt, vi mostra tutti i percorsi dei file all'interno del sistema che soddisfano quella ricerca.
Questo locate in realtà lavora su una specie di database che contiene tutti i file all'interno del sistema che deve essere aggiornato per fare questa ricerca. E quindi dobbiamo fare un comando, per adesso lasciatemi anticipare una cosa, sudo updateDB. Qua mettete la password di amministratore. Con questo aggiornate il database che contiene tutti i file all'interno del sistema e potete poi utilizzare locate per fare una ricerca. Poi c'è anche un altro programma per fare ricerche, diciamo, senza utilizzare un database, che è find, ma lo vediamo tra poco. Facciamo anche una 5 minuti di pausa e prendo qualcosa da bere, che è meglio, se no non arriviamo alla fine del corso, non arrivo io alla fine del corso video. Tentiamo di proseguire in qualche modo. Allora, ogni file, ogni programma ha tre canali di comunicazione verso il mondo, diciamo, che si chiamano STDIN, STDOUT e STDR. Il mondo TM. Eh? TM. Cosa? È troppo nuovo, dai. Ah. Allora, questi tre canali sono diciamo i dispositivi predefiniti con cui il programma comunica. Se ad esempio utilizziamo il editor che abbiamo visto, l'editor di testo che abbiamo visto prima, Nano, quel programma lì ha come diciamo STDIN, cioè standard input, la tastiera, cioè noi digitiamo dei caratteri della nostra tastiera e il programma li riceve come flusso di dati di ingresso standard, è il suo flusso di dati di ingresso, diciamo. STDOUT, cioè standard output, è il flusso di dati in uscita predefinito, quindi ad esempio sempre per l'editor di testo è il nostro terminale, e poi STDR è un altro flusso di dati in uscita per gli errori. Questa cosa adesso magari mi sembrerà un po' inutile, ma mano a mano cercheremo di capire a cosa serve. Passiamo a vedere come redirigere appunto questi flussi di uscita. Siamo sempre all'interno della nostra cartella. Abbiamo visto che il comando echo ci stampa ad esempio una stringa. Echo ciao stampa una stringa. Quindi questo programma genera una stringa e la stampa verso il suo standard di uscita STDOUT, che è il terminale. Se noi utilizziamo maggiore, il simbolo maggiore, stiamo specificando alla shell, al terminale, che il flusso, diciamo, di caratteri di testo in uscita dal comando non deve andare all'interno del nostro terminale, ma ad esempio vogliamo che vada in un file chiamato file 5. Facendo così il programma appunto stampa ciao e redireziona l'output su un file chiamato file 5 che però non esiste. E allora quello che succede è il file viene automaticamente creato. Facciamo ancora ls e troviamo il nostro file 5, facciamo cat file 5 e si stampa il nostro risultato, oppure lo apriamo con il nostro nano file 5 e c'è dentro il nostro risultato. Può sembrare inutile, ma questa cosa si permette di redirigere l'output di comandi molto più interessanti all'interno del file. Ad esempio potremmo fare un collegamento di rete in cui ci viene stampato stiamo scaricando un file e non lo vogliamo vedere mentre scorre tutti i caratteri leggibili, ma vogliamo salvarlo appunto all'interno di un file e quindi redirezioniamo l'uscita. Un'altra cosa che si può fare sui flussi di ingresso e di uscita è il comando pipe. Allora, vediamo un esempio che potremmo applicare. Creiamo un file chiamato s e scriviamo ciao, come va?
Allora, se facciamo CTS, ovviamente ci stampa il contenuto del file sul flusso di uscita STD standard output, che è il terminale. Se noi vogliamo lavorare su questi dati utilizzando un altro programma, vogliamo che il nostro flusso di dati in uscita STD out standard output venga redirezionato come flusso di ingresso per un altro programma. Adesso vi faccio vedere un esempio e penso capirete subito. KTS, pipe, è l'operatore per fare questa cosa. Grep, ciao. Allora, cosa fa questa cosa? Allora, grep è un comando che gli dà un flusso di testi di ingresso, lui passa riga per riga, se all'interno di una delle righe che vede c'è questa parola, lui la prende e ve la dà in uscita. Se non c'è quella parola, non ve la dà. E, mettendo pipe, quello che diciamo è stampa il contenuto del file S, passalo al comando grep, e poi grep ci darà il risultato a noi. Quindi quello che fa l'operatore pipe è in grosso modo questo. Adesso se mi viene in mente un esempio migliore, se no lo riprendiamo più tardi. Ok. Oltre a grep ci sono tutta una serie di comandi che permettono di analizzare il flusso di uscita di altri. Ma ad esempio vediamo un'altra opzione di grep. Grep, come qualunque altro comando, accetta dei parametri. Uno di questi è ciao, che non è un file. Prima vi ho detto che di solito tutti i parametri hanno davanti il meno o il meno. In questo caso grep lavora su delle stringhe di caratteri da cercare, ma comunque non serve il meno o meno, diciamo, è implicito che è un parametro che gli serve per lavorare, non è un file. Se noi facciamo grep meno v, stiamo facendo la stessa cosa di prima, però gli diciamo a grep che guarda che non mi devi cercare, non mi devi selezionare le righe che hanno ciao, ma solo quelle che non hanno ciao, e quindi mi compaiono le altre due. Queste cose sembrano sempre molto inutili, però se stiamo ad esempio guardando i log di un server web o di un server mail a cui ci sono migliaia di accessi al giorno e vogliamo selezionare solo una riga dove è entrato quell'utente, la cosa più stupida da fare è fare cut del file, pipe, grep e mettersi dentro il nome dell'utente, così ci stampa tutto il file, però poi passandogli il pipe a grep ci prende solo la riga dove c'è quell'utente che è entrato. Ad esempio anche quando nel sistema, non fate caso sul libro, poi vedremo che ci sono i log di accesso per esempio dello screensaver che sono dentro out.log. Qua ci sono tutta una serie, tutte le volte che sblocco lo screensaver qua viene aggiunta una riga che ho scritto l'utente ha sbloccato lo screensaver e ha permesso l'accesso al sistema. Quindi per esempio potrei selezionare solo quello che è successo, grep, queste sono delle righe di testo come qualunque altra, potrei selezionare solo una certa riga. Come faccio se voglio passare a grep, voglio dirgli di prendere solo le righe che ad esempio hanno dentro solo ottobre 28? Quelle lì sono separate da uno spazio, se scrivo così, oct 28, c'è il rischio che grep pensi che sono due parametri separati, perché abbiamo detto all'inizio che tutti i parametri vengono separati da spazio. Per evitare questa cosa, quello che si fa è si mette delle virgolette prima e dopo, e così grep o qualunque altro comando del terminale capisce che quello lì è un argomento unico, non sono due argomenti separati. Ad esempio qui mi ha preso solo il 28 ottobre, forse se metto 27, ecco, mi prende il log di ieri, quanto per volte ho sbloccato lo screensaver o ho fatto operazioni amministrative, qua dentro ci sono i log, ad esempio ieri alle 23 e 24, sì, ho usato un sudo per avviare un comando adesso. Ok. Altri comandi utili, ad esempio lavoriamo sempre sul file che abbiamo fatto prima, S,
oppure possiamo sempre passare in pipe l'output a un altro comando che si chiama head, che in pratica gli dice quando ti arriva il flusso di test d'ingresso, stampami solo la testa del test, cioè le prime 8 righe. Dato che questo è molto corto, ne stiamo, dato che il head di default stampa, mi sembra, 10 righe, le prime 10 righe, qua ce ne sono solo 3, non è molto esemplificativo, però ad esempio possiamo passare il parametro meno m 2, che significa mostrami le prime 2 righe. In questo caso, anche se diciamo un parametro unico, si separa con uno spazio, cioè diciamo meno n, cioè voglio dirti quant'è il numero delle righe che voglio prendere, cioè 2, poi spazio, e qua passiamo a un'altra cosa, e gli dico basta, cioè, solo il numero delle righe. Quindi con questo gli dà il flusso di caratteri a head, e poi head dice ok, seleziono solo le prime 2 righe e guardo di quelle. Riprendendo l'esempio di prima, potrei ad esempio andare a vedere qual è il primo log, le prime righe che compaiono all'interno del mio log di accesso, non scritte e le altre cose. Qua mi sembra essere le prime 10, vedete la prima del 23 ottobre alle 17:29, e allo stesso modo c'è un comando complementare che è tail, che mostra la coda, tail, e questo mi fa vedere invece le ultime cose, che sono le stesse cose che compaiono con cat, ma questo perché il terminale per me non mi mostra il testo all'infinito. Se io faccio cat, in realtà mi stampa tutti i log, mentre invece adesso vi faccio un po' di a capo, così capite. Se faccio pipe tail, mi mostra solo le ultime 10 righe, infatti è solo questo pezzo qua di dati. Ok, altre veloci operazioni sui file. Per cancellare l'output del terminale possiamo scrivere clear, che cancella tutte le righe nel buffer del terminale. Facciamo ancora cat-test, pipe, e ad esempio possiamo passare l'output di questo comando a vc, che nonostante il nome molto simpatico, serve per contare le parole. In realtà mi conta i caratteri, le parole e altre cose che adesso non mi ricordo bene, ma quello che si usa di solito è vc meno c, che significa contami il numero di caratteri all'interno di questo testo, in questo caso 25, vc meno l, cioè contami il numero delle righe all'interno di questo testo, ne abbiamo scritte 3, quindi ce ne sono 3, e basta, sostanzialmente si usano questi due. Ok, vediamo un altro comando. È un po' difficile fare un talk di questo tipo perché veramente le cose da dire sono sconfinate e in 90 minuti o anche 3 ore non si riesce a fare tutto, e poi sono tutte intrecciate tra di loro. Comunque, io tento di darvi un po' di idee in testa, poi dovreste riuscire a capire qualcosa, insomma, spero. Vediamo qualcosa sugli utenti e i gruppi. All'interno del sistema operativo Linux, in realtà lo fanno anche altri, comunque in Linux, che deriva da Unix, si è ereditata questa cosa di tenere tutta una serie di utenti all'interno del sistema ben separati. Ciascun utente ha la sua cartella, ciascun utente ha una serie di file che può modificare e una serie di file che non può modificare, e poi c'è un utente speciale che è l'utente root, scritto radice root, che è l'utente amministrativo, che può fare qualunque cosa. In Windows questa cosa viene fatta con l'utente administrator, e molte volte quello che si fa è far coincidere il proprio utente con l'utente administrator, che è una porcheria, perché se riescono a trovare la password del vostro utente sono anche amministratori. Invece questa cosa non succede su Linux, o meglio dopo ne parliamo un po' meglio. Comunque diciamo
di solito si tende a tenere l'utente amministrativo ben separato e fare in modo che gli utenti normali possano fare poche cose e possano modificare pochi file. Quindi adesso siamo all'interno del sistema con l'utente, il mio utente con il mio nickname che è Otacon22, però potremmo ad esempio diventare amministratori. Per diventare amministratori qua c'è da fare una piccola digressione. Allora, di solito si utilizzava il comando su, che significa super user. Voi scrivete su, inserite la vostra password, che adesso tra l'altro non sono sicuro che sia questo. No, proviamo studio-s. Facciamo un magheggio proprio molto veloce. Ok, su, inserite la vostra password e qua siete diventati root. Facciamo clear così torniamo in alto. Qua adesso compare root at, questo è sempre il mio utente, forse Linux, che è la cartella in cui sto lavorando. Oops. E poi vabbè, compare quest'altro carattere per indicare che sono dall'altra parte. Quindi adesso sono amministratore e ho i permessi di modificare tutti i file del sistema di qualunque utente, anche file che non, cioè file sono amministrativi, e fare anche operazioni diciamo più importanti. Ad esempio, a meno che non venga specificato diversamente, all'interno di Linux l'utente normale non può montare delle chiavette USB, dei dischi o qualunque altra cosa. Quello può essere fatto solo con un sistema di autenticazione che avete già integrato in Ubuntu, che in pratica dice al sistema operativo ok, gli utenti non possono montare i dischi, però lui sì, e quindi insomma fa una specie di eccezione per cui il vostro utente ha permesso di montare i dischi, ma di solito questo non succede. Quindi diciamo l'utente root ha la possibilità di fare molte cose all'interno del sistema che gli utenti non hanno. Adesso vi spiego perché stavo usando sudo prima. Quello che è successo è stato ok, abbiamo l'utente root e l'utente normale, però succede spesso che magari c'è qualcosa che può fare solo un amministratore, tipo come ho detto prima montare i dischi, però vogliamo che ce lo faccia anche un certo utente. Allora è stato inventato il comando sudo, cioè super user do, in cui in pratica eseguiamo un comando come amministratore. Quindi vi faccio un esempio. Per su si utilizza la password dell'utente amministratore, mentre invece per sudo si utilizza la password del vostro utente. Cioè in pratica con sudo state dicendo esegui questo comando come amministratore utilizzando la mia password. Questa cosa la potete ovviamente fare solo se l'amministratore vi ha dato il permesso di farlo. In Ubuntu quando lo installate già di default c'è il permesso per l'utente che avete messo di eseguire i comandi con sudo. Per farvi un esempio molto stupido, se facciamo change directory slash, cioè andiamo nella cartella principale di tutto il sistema, non nella home directory, facciamo ls questi sono tutte le cartelle di sistema. Poi se c'è un po' di tempo vi spiego brevemente cosa serve ciascuno. In questa cartella principale non può scrivere l'utente normale, può scrivere solo l'amministratore. Io posso scrivere nella mia cartella utente che è slash home slash 822, e infatti sono di nuovo a casa, vedete che c'è la tilde qua. Nella cartella qua non posso scrivere, infatti faccio nano, prova, scrivo qualcosa, faccio salva, invio, e allora durante la scrittura, permesso negato, l'amministratore, l'utente normale non ha il permesso di scrivere in questa cartella. Questo è un esempio, cioè i file delle cartelle hanno dei permessi che sono di lettura, di scrittura, di esecuzione, e alcuni utenti possono scrivere all'interno di cartelle, possono modificare certi file, altri no. L'utente root può modificare tutti i file, gli altri utenti possono modificare solo i loro file.
Allora, un'altra cosa veloce. In Ubuntu avete un gestore degli utenti che vi permette di aggiungere altri utenti e dare dei permessi agli utenti. Ad esempio, con sudo, oltre al fatto che utilizzate la password del vostro utente per fare alcune operazioni di amministratore, in teoria è possibile incanalare, diciamo, i permessi. Per esempio, possiamo dire, ad esempio, sulle stampanti non è possibile accedere a meno che siete root di default. È possibile specificare all'interno della configurazione di sudo che un'eccezione dicendo l'utente, se utilizza il comando sudo, può accedere alla stampante. Quindi in questo modo il vostro utente sempre non può accedere alla stampante, ma se usa il comando sudo, diciamo, l'amministratore gli dà il permesso di farlo, e questa è una specie di eccezione. Su Ubuntu quello che si fa è: ok, l'amministratore ti dà il permesso di fare tutto. Quindi quando fate sudo in Ubuntu, in pratica state lavorando come amministratore, semplicemente usate un comando alla volta e non siete logati come amministratore. Però se fate sudo -s, in pratica state usando la vostra password dell'utente per diventare amministratore. Questa cosa non è molto sicura, ma comunque ci permette di tenere separati i ruoli. Quindi abbiamo sempre la stessa password per amministratore che utente, un po' alla Windows, però sicuramente è meglio che tenerli proprio accorpati nell'unico. Cioè, quando io tento di accedere, per esempio prima ho tentato di creare un file nella directory principale, questa cosa non mi è stata possibile, nonostante io con sudo ho i permessi. Però appunto, se sto facendo una cosa che non dovrei fare, almeno il sistema mi dice: guarda che tu non puoi scrivere qua, allora dico ok, mi servono i permessi di amministratore, e allora uso sudo che è configurato per darmi. Però potrebbe anche non essere lì. Per creare utenti e gruppi in Ubuntu, come stavo dicendo prima, c'è un tool automatico, un tool visuale. Se volete farlo terminare c'è user add, add user, quando c'è di attiva su quale sia il comando, ogni volta cambia di user add e fa di user. Comunque c'è di user, qua scrivete il nome dell'utente che volete aggiungere, poi inserite una password da assegnare all'utente e lui ve lo aggiunge al sistema e vi crea la cartella slash home eccetera. Ok, vediamo qualcosa sui file. Questo è molto importante, quindi cercherò magari di andare un po' più lento e interrompetemi se non capite. Allora, un'altra cosa che mi sono dimenticato di dire prima e che colgo subito l'occasione per farvi vedere: all'interno del nostro terminale possiamo utilizzare, come abbiamo visto prima, delle cartelle speciali, degli shortcut speciali, se così li possiamo chiamare, tipo ls... punto punto slash, significa solo nella cartella così Linux mostrami tutto quello che c'è nella cartella padre, cioè nella cartella slash home 8.22. Però un'altra cosa che si può fare, oltre a questo punto punto, ci sono tutta una serie di caratteri infinita, tra i quali vi segnalo l'asterisco, che è molto utile. Ls asterisco significa mostrami tutti i file della cartella, che è più o meno la stessa cosa, però in certi comandi risulta utile. Ad esempio, cos'è che posso far vedere? Grep ve l'ho fatto vedere prima in pipe, però si può utilizzare anche passandogli un file. Ad esempio, abbiamo visto prima file 2, benvenuti, no, facciamo ks, ok, faccio grep ciao est, ok. Grep, oltre a come vi ho fatto vedere prima, può essere anche utilizzato su una riga sola senza usare pipe, passandogli il nome di un file dopo. Però al posto del file s io posso scrivere asterisco, e questo significa fare questa operazione su tutti i file nella cartella. Un'altra cosa che posso farvi vedere, ad esempio, in questa cartella vogliamo cancellare tutti i file nella cartella, ma non vogliamo cancellare la cartella. Allora, una cosa stupida che si può fare è scrivere rm file 2,
poi RM fa il 5, RM prova, oppure RM ha la possibilità di mettere una lista di file di seguito, quindi potrei scrivere anche file 2, file 5, prova S. Questa cosa qui funziona, mi cancella tutti i file, però ci ho messo un sacco a scriverle. Poi se avessi avuto più file come faccio? E allora posso utilizzare asterisco. RM asterisco mi cancella tutti i file all'interno della cartella dove ho eseguito il comando. Ok, adesso vediamo qualcosa appunto sui permessi. Creiamo un file prova e facciamo ls nel... lasciando perdere questi due qua che vi ho detto prima. Adesso analizziamo un po' come è strutturata questa riga che ci dà delle informazioni. Vabbè, qua c'è la data di creazione con l'ora, 15:45, nome del file, e qua a sinistra abbiamo altre cose. Allora, 8.22 è il proprietario di questo file, quindi la persona che lo possiede, diciamo. Users è il gruppo proprietario di questo file. Non ve l'ho detto prima, ma oltre agli utenti, all'interno di Linux ci sono anche dei gruppi. E ogni utente può appartenere a uno o più gruppi. Quindi, ad esempio, potremmo avere il gruppo stampanti e dire che una serie di utenti del mio sistema, quindi io e Raul, sono nel gruppo stampanti, e poi potremmo mettere una regola, ad esempio il sudo, dicendo tutti gli utenti del gruppo stampanti possono stampare, cose di questo tipo. E quindi i gruppi sono molto utilizzati, permettono di fare molte cose. Quindi abbiamo proprietario, gruppo proprietario, e poi qui a sinistra abbiamo i permessi. Lasciamo perdere, qua ci sono tutta una serie di caratteri, no? Lasciamo perdere il primo dove c'è il trattino e guardiamo quelli dopo. Allora, ogni file ha tre permessi: il permesso di essere letto, il permesso di essere scritto e il permesso di essere eseguito. Cioè, read, write, execute. Ad esempio, ok, questi permessi possono essere associati a varie cose. Allora, per ogni file viene specificato per il proprietario quali sono i suoi permessi. Quindi diciamo che ad esempio per il file prova il proprietario, che sono io, ha il permesso di leggere questo file e di scriverlo. Il gruppo proprietario ha il permesso di leggere questo file, e chiunque altro all'interno del sistema, qualunque altro utente anche che non fa parte, qualunque altro utente che non soddisfa questo proprietario o che non è all'interno di questo gruppo, invece può solo leggerlo. Invece ovviamente l'utente amministratore può fare quello che gli pare, perché è amministratore. E appunto, come leggiamo questa cosa? Qua c'è rv trattino r trattino trattino r trattino trattino. Allora, a parte il primo carattere, che poi vediamo significa, questo serve per indicare delle directory, infatti c'è scritto d. Se c'è il trattino diciamo che è un file normale, non è una directory. Guardiamo in sequenza, sono i gruppi di 3 3 3 3, e indicano i permessi associati a ciascuna cosa. Allora, qua c'è rv trattino, significa l'utente proprietario 8.22 ha il permesso di leggere e scrivere, ma non di eseguire, altrimenti qua ci sarebbe una x che sta per execute. Adesso lo vediamo. Poi subito dopo i permessi, questi tre caratteri che indicano i permessi del proprietario, ci sono i permessi del gruppo r trattino trattino. Quindi questo significa il gruppo proprietario di questo file, cioè il gruppo users, ha il permesso di leggere questo file, ma non di scriverlo e non di eseguirlo. Poi chiunque altro all'interno del sistema che non è all'interno di questa regola, cioè non è 8.22, non è all'interno del gruppo users, non può scrivere il file, ma può leggerlo, e non può eseguirlo, non può scriverlo, ma può leggerlo.
cioè solo R, per una serie di motivi storici e altre cose, per modificare i permessi all'interno di Linux si usa spesso la codifica ottale, che adesso vi spiego velocemente, anche abbastanza facile farci i conti sopra. Allora, diciamo che quello che vi ho detto prima riguardo alla lettura, scrittura e esecuzione si traduce in questo modo. Lo scrivo qua così, giusto per reference. Allora, 4 significa leggere, cioè read. Poi 2 significa write. E 1 significa execute. Cioè questi sono i numeri associati ai permessi. Adesso vi spiego, capirete bene. Spero capirete subito come funziona, non è molto complicato. Allora, per modificare i permessi di un file si utilizza il comando chmod. Allora, noi diciamo che ad esempio vogliamo che questo file che abbiamo appena creato possa essere letto e basta, non scritto, possa essere letto dal proprietario, possa essere letto dal gruppo e possa essere letto da chiunque altro, ma non può essere scritto, non può essere eseguito da nessun altro. Quindi prendiamo quello che abbiamo scritto lì, cioè 4 significa letto, scriviamo 4 4 4, cioè il proprietario, il gruppo e chiunque altro hanno il permesso di lettura sul file prova. Facciamo ancora ls-l e adesso vedete che è comparso rrr. Quindi se io tento di fare questa cosa e di aprire il file prova, me lo apre. Però se tento di modificarlo con nano, qua guardate, ho appena aperto l'editor e già mi avverte: attenzione, permessi di scrittura mancanti. Nonostante io sia proprietario, mi sono autoflagellato e ho detto, posso solo leggerlo. Così magari può essere utile per sicurezza in alcuni casi, anche se sei proprietario, dire, ok, sono proprietario ma voglio solo leggerlo. Adesso vogliamo leggere e anche poter scrivere questo file, ma solo con il nostro utente che è il proprietario del file, cioè l'utente OTA22. Come facciamo? Andiamola a vedere. 2 significa write. Allora prendiamo 4 che significa read e ne sommiamo 2, cioè 6. Allora qua scriviamo 6 6 4 4. Facciamo ancora ls e adesso guardate, è comparso write. Quindi questo file adesso possiamo leggerlo e scriverlo con il nostro utente che è il proprietario del file. Ovviamente qui non c'è scritto, ma se per esempio non vogliamo che nessun altro utente che non sia OTA22 o il gruppo leggano il file, semplicemente mettiamo 0 640 640, e qua risulta che solo io che sono il proprietario e il mio gruppo possiamo leggere il file, io lo posso anche scrivere, e gli altri non possono vederlo, non possono aprirlo in nessun modo. Quello che vi ho appena detto, vabbè, facciamo anche un altro esempio giusto per capire. Se vogliamo che il nostro utente proprietario possa anche eseguire questo file, nel caso in cui sia un file binario, un eseguibile, dobbiamo dare il permesso di esecuzione, altrimenti non può essere eseguito. Anzi, magari posso provare a fare una cosa, descrivo una specie di programmino al volo, script.sh, chiamiamolo. Questo programma stampa ciao, e però forse lo lancio lo stesso, perché... Ok, adesso ho tentato di eseguirlo, come vi dicevo prima quando stavo morendo di tosse. Per lanciare un programma basta scrivere punto slash e poi il nome del programma, oppure anche solo il nome del file, in questo caso
Io di solito sono abituato a mettere punto slash perché significa punto, cioè in questa cartella questo file. È una cosa un po' stupida, ma cioè di solito si fa così. Quindi in questo modo sto tentando di lanciare in esecuzione questo file come se in programma. Però non ho permesso, perché prima, quando abbiamo cambiato i permessi, ho messo solo il permesso di leggerlo e scriverlo, ma non di eseguirlo. Per fare questo, devo aggiungere l'esecuzione. Quindi possiamo tornare sulla riga che abbiamo visto prima, ovviamente utilizzando le freccette su, qua sono pezzi che mi dimentico, ma non è facile attaccare tutto assieme. Ok, quindi abbiamo messo 640, quindi 6 significa 4 più 2, cioè leggi e scrivi, vogliamo anche eseguire 4 più 2 più 1, quindi 7. 740, facciamo ls nell'LA e adesso mi ricompensa anche una x. Questo significa che possiamo eseguire il nostro file e possiamo fare. No, ho sbagliato file perché adesso l'ho cambiato nome, quindi devo farlo su script.sh. Ok, eseguito, ha stampato ciao perché c'è il permesso. Quindi questo insomma dovrebbe darvi un'idea di massima su come si modificano i permessi. Basta ricordarsi quelle tre cose e secondo me è più semplice. C'è anche la possibilità in chmod di passare una stringa scritta come questa, però io non ho mai capito, poi succedono un sacco di casini perché non si capisce se il trattino all'inizio è il parametro oppure se è già il permesso e cose di questo tipo, e boh, io mi sono sempre trovato bene così, alla fine basta dimenticarsi il 3 e si parte da 4 e via. Scusa? Sì. Per modificare i permessi devo essere quello che ha creato il file oppure posso essere amministratore, posso far parte degli user? Devi essere quello che ha creato il file. Anche l'amministratore? Oppure l'amministratore, certo, l'amministratore può fare qualunque cosa. Okay. E un'altra cosa, abbiamo visto come modificare i permessi ma non abbiamo visto come cambiare il proprietario. Qua dipende dai ruoli, ma ad esempio possiamo diventare root, in questo caso sudo meno s, e ok, vogliamo ad esempio cambiare il proprietario del file prova e dire che il proprietario è l'amministratore, cioè root, e quindi facciamo ch own change owner, cambia il proprietario root del file prova ls nla. E adesso è cambiato, i permessi sono rimasti identici a prima, è sempre leggi, scrivi, esegui, però il proprietario non sono più io, ma è l'utente. Il gruppo è rimasto uguale, il gruppo users. Il mio utente OTEC22 fa parte del gruppo users, e qua nei permessi il gruppo users ha il permesso di leggere il file, quindi in realtà se faccio cat prova posso ancora stampare il file. Per cambiare anche il gruppo basta fare chown root due punti e mettere il nome del gruppo, ad esempio c'è un gruppo che si chiama root dove c'è dentro solo root ovviamente, e così il nostro file è dell'utente del gruppo root. E root può leggere, scrivere, eseguire, e il gruppo root può solo leggere. Comunque adesso se faccio cat prova, è purtroppo, sono esatto, sono root, quindi purtroppo prova, permesso negato. Quindi insomma, le cose da sapere sui permessi sono queste due qua, però una volta che le avete capite veramente quali sono i tutorial che vi fanno vedere chmod così capite cosa sta succedendo. Ok, un'altra opzione che vi accenno è che se create una cartella tipo cartella Antani, entrate nella cartella Antani, create un file prova 2, ok, torniamo indietro. Adesso abbiamo qua la nostra cartella Antani, l'utente OTEC22 eccetera. Possiamo modificare i permessi di tutti i file contenuti all'interno della cartella Antani facendo chmod -r
maiuscolo, cioè cambia in modo ricorsivo, tutti i permessi all'interno della cartella, ad esempio mettere 777, che è quello che non va mai fatto, cioè dare i permessi di lettura, scrittura e esecuzione a chiunque, nella cartella Antani. Quindi se adesso entriamo in Antani, e il file che sarà dentro adesso ha i permessi, chiunque può leggere e farsi qualunque cosa. Quello che vi ho detto prima relativo ai file è uguale, identico anche per le cartelle. Quindi adesso, avendo fatto meno R Antani, non solo mi ha cambiato i permessi sul file che sarà dentro, ma anche sulla cartella stessa. Vi starete chiedendo forse che cosa significa eseguire su una cartella, cioè non è che posso eseguire una cartella, non è un file binario. In Linux il fatto di eseguire una cartella significa poterla aprire. Se una cartella non ha il permesso di esecuzione, non può essere aperta. Ok, direi che velocemente possiamo passare a qualcos'altro. Vabbè, vi accenno che esiste anche il comando umask, che permette di cambiare i permessi di default all'interno di una cartella, cioè quando create dei file, ad esempio nella cartella Antani, potete dirgli che di default i file che create devono avere i permessi 666 o 667, non lo so. Sì. L'apice C cosa fa? Sì, questo volevo spiegarlo un po' più avanti, ma in effetti è obbligatorio farlo vedere. Quando digitate CTRL C compare questo simbolo, e CTRL C viene utilizzato come segnale per interrompere un programma. Se io apro, cos'è che posso aprire? Nano perché c'ha già di shock. Se aprite, cosa che posso dire? Watch. Sì, watch è un comando che serve per mod. Cosa? Watch ls mod. Watch è un comando che esegue il comando che segue in continuazione di 2 secondi e non si interrompe mai, cioè di nuovo vedete every 2 seconds lancia il comando ls mod, che fa vedere i moduli attivati nel sistema. Questo comando qua non termina mai. Se volete terminarlo voi, CTRL C e termina. Viene inviato un segnale al programma e il programma si interrompe. Speravo poi di riuscire a spiegarvi bene cosa sono i segnali. Sì, comunque c'è cioè CTRL C alla fine e CTRL Z, che invece serve per mandare in sospensione. Ad esempio, sempre watch, se fate CTRL Z, può fare stopped, viene bloccato. Poi se fate FG si può proseguire l'esecuzione. Comunque poi vediamo. Una cosa che mi ero segnato di farvi vedere era più o meno la struttura generale dei file. Qua purtroppo c'è il colore blu, non so come si faccia a togliere. Più o meno quali sono le cartelle principali di sistema. Allora abbiamo bin. Qua siamo nella directory root, la directory principale. Bin contiene tutti i programmi essenziali per eseguire il sistema. Ad esempio ls è un programma, come tutti gli altri, per mostrare il file in una cartella, e risiede all'interno di bin. Se cancellate la cartella bin non potete usare ls, grazie risate. La cartella boot contiene dei file che servono per il vostro bootloader, quello che vi compare adesso, però forse nel boot non lo vedrete più, cioè quando vi compare il boot all'inizio della schermata di caricamento, poco prima passa per il bootloader che avvia, lancia il sistema operativo. Qua dentro ci sono varie impostazioni per modificare come si deve comportare il bootloader. Poi vabbè, saltiamo da R perché poi vi spiego. Etc contiene una serie di file di configurazione per vari programmi del sistema, vari servizi di sistema. Home contiene i file del vostro utente. Lib contiene dei file della libreria che servono per far funzionare gli altri programmi, e contiene anche i moduli del kernel e i driver che servono per le vostre periferiche. Lib 64 è idem per la 64 bit, vale il vostro found. Lasciamo perdere, di solito media è una cartella dove si montano i dischi, poi vediamo che dovremmo riuscire a fare in tempo a vedere che i dischi
si montano all'interno di altre cartelle, di solito si mettono all'interno di media. MNT sarebbe più o meno la stessa cosa. Poi abbiamo PROC, che è una cartella dove ci sono dei file di sistema speciali per vedere ad esempio lo stato della, lo stato della batteria in SIS. All'interno di SIS ci sono tutta una serie di informazioni del sistema, lo stato della batteria, della corrente, tantissime cose sui driver. E diciamo che in PROC, ad esempio in PROC ci sono dei file che contengono le statistiche di rete, i byte scambiati sulle interfacce e altre cose. Poi c'è root, che è la cartella dell'utente amministratore, che non è in home, perché in home ci sono solo le cartelle degli utenti. Ovviamente, dato che è di root, se faccio cd root, permesso negato, e se vogliamo ripassare quello che abbiamo fatto prima, sì, non possiamo fare un cavolo, cioè perché ls-l root tenterebbe di aprire la cartella root e vedere quello che c'è dentro, però non possiamo farlo perché sulla cartella root sono stati tolti i permessi di esecuzione e di lettura. Ok, poi TMP è una cartella dove vengono messi dei file temporanei, alcuni, per esempio i file dei video di YouTube, di Flash, vengono messi in TMP, adesso più o meno la stessa cosa. USR contiene tutta una serie di sottocartelle che contengono i dati delle applicazioni e altri programmi che non sono contenuti in bin. Vi ho detto prima che molti dei programmi sono nella cartella bin, però sono quelli proprio essenziali del sistema, tipo ls. Se voi installate qualunque programma, di solito va a finire in usr. Qua c'è dentro bin, include, lib, che sono più o meno le cose viste prima, però diciamo quelle non essenziali. E qua c'è un'altra cartella bin dove ci sono i vostri file binari, i vostri programmi aggiuntivi, diciamo, non essenziali. E poi c'è var, che è una cartella che contiene i vari log del sistema. Prima vi ho fatto vedere i log dello screen saver e degli accessi amministrativi, che era appunto dentro var, entrato dentro var, cd var, ls. Qua c'è un po' di roba, var, cd log. Qua ci sono tutta una serie di log del sistema, ad esempio questi qua sono i log della stampante, questi sono i log di autenticazione, insomma un po' di log, questi sono i log del server. Ok, quindi abbiamo visto un po' come sono strutturate le cartelle. Adesso potrei far vedere magari come funziona il montaggio di un disco. Ah, giusto, prima ho saltato quando abbiamo visto dev. Allora, qua c'è da fare c'è da dire una cosa importante. Su Unix la filosofia era tutto è un file. Su Linux è stata replicata, presa pari pari e portata su Linux. Quindi, quando voi collegate un disco USB, quello viene visto dal sistema operativo come un file. Ovviamente non è un file, è un disco USB, però per comodità di astrazione e per gestire i permessi sul disco e altre cose, viene visto come un file speciale di periferica. Se voi entrate in cd dev, qua c'è un po' di roba, ogni terminale tipo questo che sto usando adesso è associato a un file di tipo periferica terminale. Ovviamente non ha nessun senso, però questa cosa rende molto comodo gestire i permessi e a molte altre cose, perché essendo tutto strutturato su queste quattro idee dei permessi, il proprietario e i file, alla fine si riesce a strutturare meglio le cose. Ok, quindi ad esempio il mio disco, il mio hard disk interno è SDA. Se faccio ls SDA è un file come tutti gli altri, facciamo ls-l SDA. Il mio disco ha un file che qua c'è una B all'inizio che appunto specifica che è un disco a blocchi, insomma, che può essere letto e scritto da chiunque all'interno del sistema.
Allora, volevo farvi vedere velocemente come si monta un disco. Magari potrei prendere una chiavetta USB, così faccio proprio vedere i passaggi. Ok, vediamo se non me la fai un altro. Perché purtroppo io ho l'automonter un po' come su Ubuntu per evitare di perdere secoli per montare le connette USB. Però poi quando si vuole fare queste cose. Ok, allora quando colleghiamo una chiavetta USB o un altro disco, viene creato un file all'interno della cartella dev che lo rappresenta. Per sapere se il sistema vede la nostra chiavetta collegata, possiamo vedere dei log del sistema che ci dicono quello che sta succedendo. Se scriviamo dmesg, compare una lista degli eventi che il sistema operativo, diciamo, ha ricevuto. Qua compare quando ho collegato la chiavetta, dice new high speed USB device number 6 eccetera, e qua compare una lista di cose dicendo guarda che è stato collegato un disco, questo è il suo nome eccetera. All'interno della cartella dev, se facciamo ls dev slash dev slash sd startup, ci compaiono tutti i file che iniziano con SD. Allora, SDA e SDA1, SDA2, eccetera, tutti quelli che iniziano con SDA è il mio disco interno e le sue partizioni. Le partizioni vengono viste con un numero a fianco. Quindi, SDA è il mio disco, SDA1 è la prima partizione del mio disco e così via. SDB, invece, è la chiavetta che ho collegato. E SDB1 è la prima partizione all'interno della chiavetta, perché la chiavetta è una sola partizione, c'è solo questo. Come facciamo a dire al sistema operativo che vogliamo caricare questa partizione e vedere i file al suo interno? Utilizziamo il comando mount. Mount prende come parametri un dispositivo, un device partizione, quindi dev SDB1 ad esempio, e poi gli dovete dare come secondo parametro una cartella di destinazione dove montare. E in Linux, come vi accennavo prima, per caricare un disco e vedere i file contenuti al suo interno, dobbiamo scegliere una directory vuota e in realtà non necessariamente, ma poi succedono porcherie, e diciamo montarsi il disco al suo interno. Quindi in quella cartella verranno messi tutti i file della chiavetta USB che stiamo usando, ma non sono esattamente, cioè non vengono spostati sul nostro disco. Quello lì è solo una specie di interfaccia per farvi vedere i file, che però comunque sono sempre all'interno del dispositivo. Di solito quando si fa un montaggio di un dispositivo al volo, si utilizza la cartella che abbiamo visto prima, MMC, che vi ho passato molto velocemente, che è una cartella che viene utilizzata per fare montaggio di device quando sapete dov'è che lo monto, metto in MMC e allora si monta qua. Se adesso dovete farlo, però è possibile solo per root.
perché ha solo root ha permesso di montare dispositivi, a meno che ovviamente, come dicevo prima, avete un sistema grafico che è tutto configurato con dei permessi che vi permette di farlo anche nel cliente normale. Quindi faccio sudo mount, la password non me la chiede perché sudo mantiene anche una specie di timeout per la password, quindi se inserite la password e dopo che avete lanciato il comando sudo e poi rilanciate il sudo dopo pochi secondi, non ve la richiede di nuovo, ma diciamo tiene memoria di quella di prima. È una cosa che si usa per comodità, per non digitarla mille volte. Ovviamente si può disattivare se volete digitarla mille volte. Quindi dato che ho lanciato prima sudo, adesso non mi ha chiesto più la password. Adesso faccio change directory MMT ed eccomi qua dentro la mia cartella della chiavetta con tutti i miei file. Tra l'altro, avendo fatto così, tutti i file all'interno della chiavetta sono posseduti dall'utente gruppo root e quindi c'è tutto un casino per scrivere dentro. Di solito i vostri sistemi grafici automaticamente vi creano una cartella all'interno di media ls, dove ho già due cartelle. Comunque vi creano una cartella qua dentro con il nome della vostra chiavetta. Di solito ogni chiavetta ha un nome associato, o altrimenti mette un codice. Vi crea una cartella qua dentro e ve la monta lì dentro. E poi vi imposta tutti i permessi in modo che quando vi viene montata potete modificare tutti i file con il vostro utente. Comando duale per smontare i dischi è un mount. Quindi quando abbiamo finito di fare le nostre cose facciamo un mount e poi li possiamo passare alternativamente o dev sdb 1, che era la partizione che abbiamo montato, oppure la cartella di mount, quindi mmt. Facendo così ci ha smontato la cartella e siamo a posto. Se scriviamo solo mount, una cosa interessante, ci mostra tutti i dispositivi montati all'interno del sistema. Qua è un po' un casino perché io uso un disco cifrato e quindi non si capisce molto. Comunque se rilanciamo quello di prima, questo, che ci ha montato la nostra chiavetta, facciamo un mount, andate a guardare l'ultima riga, qua mi dice dev sdb 1, la prima partizione del disco sdb, è montata in mmt, il tipo della partizione è bfat. Fatto 32 e i permessi sono lettura e scrittura sulla partizione. Si può montare anche una partizione sulla lettura, in questo modo potete tentare di cambiare i permessi file, ma in ogni caso non potete scriverci sopra perché a monte viene impostato sulla lettura. Ok, smontiamo. Cosa possiamo vedere di bello adesso? FSCK. Forse vi sarà successo qualche volta, se spegnete male Linux o Ubuntu, più o meno qualunque distribuzione, vi fa un check del disco, anche Windows lo faceva, almeno quando usavo 5 anni fa. Vi fa un check del disco per, mi sembra, ogni 30 giorni per controllare che non ci siano errori sul disco, perché può succedere se lo spegnete in malo modo che magari stava scrivendo qualcosa e poi si interrompe di botto e restano dei settori che non sono proprio a posto, e allora fa un check del disco per sistemare le cose e ve lo fa in automatico l'avvio. Se volete fare un check del disco forzato, ad esempio questa chiavetta, penso non l'ho mai fatto un check del disco, posso fare sudo fsck file system check e poi gli passo dev sdb 1 la partizione, poi è partito e dice ah ok, funziona tutto, non c'è nessun problema, e mi ha fatto un check del disco. Questa cosa qui funziona con un sacco di tipi di partizioni. In realtà il comando vi fa il check di qualunque partizione, però se fate fsck.bfat vi specificate che dovete fare un check su una partizione tipo bfat e così via. Poi qualche accenno su altre cose che vi possono essere utili. Forse la solita schermata che avete visto quando avete partizionato il sistema, potete modificare le partizioni su un dispositivo utilizzando una serie di programmi. Tra questi io vi consiglio CFDisk, che ovviamente deve essere eseguito
questo utente amministratore su certe disk, e poi gli date il device su cui operare, dev sdb. Eccoci qua. Qua dice che il mio disco dev sdb ha al suo interno una partizione che si chiama sdb1 primaria di tipo bfat, dimensione 8 giga. Poi c'è uno spazio disponibile di 3 mega subito dopo per una serie di conti, perché la partizione non può, deve avere una certa dimensione, non può, non è proprio dimensione arbitraria, diciamo. E quindi qua potete, c'è un menu qua sotto, potete spostare, fare linea, crea una nuova partizione e poi scrivere modifiche sul disco. Fate molta attenzione quando fate queste operazioni, che appunto, se state ad esempio lavorando su SDB, assicuratevi che SDB sia la vostra chiavetta e non il vostro disco fisso, perché la cosa potrebbe essere poco divertente, cioè nel senso, se vi partizionate il disco fisso mentre lo state usando, di solito causa il sistema operativo muore, vi muore davanti. Quando create le partizioni, cioè partizionate il disco in una serie di aree, all'interno dovete creare la partizione, quindi FAT32, EXT4, EXT3, NTFS, quelle cose lì. Per farlo c'è il comando MKFS, adesso vi dico il nome, poi se volete guardatelo. È molto semplice, basta passargli come parametro la partizione e lui ci crea dentro il file system. Ok. Un accenno, un'altra cosa che può essere interessante, tanto dovremmo farcela, c'è un comando che si chiama dd, scritto con due d, che vi permette di fare delle copie di device, di partizioni o di qualunque tipo di dispositivo. Ad esempio, se io facessi dd if uguale, cioè input interface, dev sdb off, e faccio tipo home hot22 file.img o qualunque altra cosa, questo in pratica gli dice vai ad aprire la chiavetta byte per byte e copia ciascun byte in questo file, e vi fate una copia esatta della chiavetta in un file. E tra l'altro la cosa divertente è che poi quel file lì, una volta che ce l'avete salvato sul vostro disco, potete aprirlo e modificarlo, magari riscriverlo sulla chiavetta, cioè proprio potete operare a livello di byte sulla chiavetta. Questa cosa è molto interessante perché ad esempio io sul mio portatile, quando l'ho comprato, c'era ovviamente Windows Starter Edition, ho detto se ci fossero dei casini con la garanzia non voglio andare lì e ridargli in mano Linux, se no mi dicono hai toccato qualcosa. Allora la prima cosa che ho fatto quando l'ho comprato, ho lanciato una distribuzione live e ho fatto questo comando passandogli come device il disco fisico, così ho fatto una copia esatta byte per byte del disco in un file che ho a casa. Se dovesse avere dei problemi passo il comando cambiando questi due parametri e gli passo il file e gli dico di scriverlo sul disco, e in questo modo il disco torna come era quando me l'hanno dato. Questa è una cosa molto interessante perché appunto permette di lavorare a basso livello, oppure ad esempio di creare immagini dei dischi, perché se vi date come input il dispositivo di un CD-ROM, che dovrebbe essere dev CD-ROM, e gli date file.iso, vi genera la ISO del CD-ROM, perché vi legge tutto il disco. Ok, adesso facciamo un breve accenno sulla struttura dei processi. Allora, ogni programma che è in esecuzione sul sistema operativo è un processo. Ovviamente, dato che la CPU di solito è una, o al massimo sono due, o al massimo sono quattro, ma comunque c'è un numero finito, e i processi sono magari un centinaio, cioè i programmi da far girare contemporaneamente sono magari un centinaio, quello che si fa nei sistemi operativi è generare dei processi. Cioè prendiamo tutta una serie di programmi e li mettiamo in esecuzione, però quello che succede, ad esempio se abbiamo una sola CPU, è che solo uno dei programmi che vogliamo eseguire va in esecuzione alla volta. Però, cioè, com'è possibile questa cosa? Se io apro un player video e intanto navigo, cioè riesco a fare entrambe le cose. Se invece il sistema operativo divide i due programmi in due entità chiamate processi, che hanno ciascuna a disposizione, ciascuna consuma un tot di RAM, un tot di CPU, e li esegue
uno dopo l'altro, con dei tempi infinitesimali, in modo che non ve ne accorga gente, e in questo modo avete l'illusione di poter far girare tantissimi programmi contemporaneamente. Ovviamente poi se avete più di un processore questa cosa è ancora, cioè ancora meglio, nel senso, se avete 8 processori potete far girare 8 programmi assieme e poi alternarli un po', però comunque ne avete 8 che contemporaneamente vanno. Su questo qua ad esempio ho 2 processori, quindi in realtà vanno su 2 programmi alla volta. Ma comunque cioè, non ne accorgerete mai perché vengono spostati, cioè viene mandato in esecuzione sempre una volta velocissimamente. Ogni programma è strutturato in una gerarchia padre-figlio, cioè ogni programma all'interno del sistema ha un programma che l'ha generato, cioè ogni processo ha un processo padre. E c'è un processo che è il padre di tutti i processi, che si chiama init. Vabbè, comunque queste sono un po' definizioni che probabilmente non mi interessano. Vediamo qualcosa di operativo. Per vedere i processi in esecuzione all'interno del sistema, dal terminale, uno dei modi più comodi è utilizzare il comando top. Top mostra una lista di tutti i processi in esecuzione e di solito ve li mette in ordine per consumo di CPU, consumo di memoria percentuale. Qua a fianco c'è scritto il nome del processo e poi ogni processo ha un identificatore unico, un codice che si chiama Process Identifier, PID, e poi ogni processo ovviamente, sempre per la struttura gerarchica di Linux che c'è sempre un proprietario eccetera, ha un utente che l'ha generato. Quindi ad esempio adesso è in esecuzione del programma top, che è in esecuzione dall'utente 822 che sono io. Qua questa lista continua a cambiare perché viene ordinata in continuazione in base ai consumi. Ok. E una cosa interessante è che appunto, come stavo iniziando a accennare prima, è che ogni processo può ricevere dei segnali, che è un modo per comunicare. Appunto, se state eseguendo un programma come per esempio anche top stesso, è un programma che non termina mai. Come fate di terminare? Ctrl-C. Ctrl-C non viene proprio letto dal programma, non è che il programma ha una funzione che legge il Ctrl-C e allora sa che deve terminare. Invece quello che succede è che voi fate Ctrl-C e inviate un segnale al processo che nello specifico si chiama SIGINT, segnale di interromperti, diciamo. E il processo poi con una funzione riceve questo segnale e capisce che deve interrompersi. Se non lo capisce da solo, il sistema operativo lo termina. Ah, cioè, se non se ne occupa di farlo, lo fa il sistema operativo. Ci sono tutta una serie di segnali che si possono mandare, saranno tipo 20. Però quelli principali appunto sono Ctrl-C, che si chiama anche SIGINT, e poi SIGKILL e SIGTERN, che servono entrambi per distruggere un processo in esecuzione. Se avete qualcosa che vi sta mangiando la RAM come in modo esagerato, potete decidere di terminarlo e insomma di terminarlo, o dirgli forzarlo a terminarsi oppure proprio terminarlo e basta, che è la differenza tra SIGKILL e SIGTERN. Cioè, term significa termina il comando con un po' di gentilezza, quindi guarda che hai rotto un po' le scatole, se non risponde proprio e c'è qualche problema grave, potete proprio uccidere il processo e termina la sua esecuzione. Per fare questo potete fare in vari modi, ad esempio con il comando kill all, passate, scrivete kill all e di seguito il nome di un processo in esecuzione. Quindi ad esempio, vediamo se ok, ad esempio potrei, vediamo se mi tiene la risoluzione, yes. Potrei aprire qua nano e poi fare un kill all nano e in questo modo vedete qua risoluto sigato, si interroga, lasciamo perdere. Comunque questo kill all significa che invia un segnale di terminazione a tutti i programmi che si chiamano nano. Questa cosa può essere molto utile anche, cioè, insomma, se,
se volete andare a specificare il process identifier del processo, perché l'alternativa è quella: se voi scrivete kill e non, non volete usare la parola nano, potete andare, rilanciamolo, potete aprire top e cercarvi nano, oppure un altro programma per vedere la lista dei processi è BSAUX, che adesso puzzerò un po'. Ovviamente qua ci serve solo la riga che contiene la parola nano, quindi possiamo fare BSAUX file grep nano, ci tira fuori questa riga qua dove dice utente open 22 PID 8874. Io posso fare kill 8874 e in questo modo invio il segnale di terminazione al processo e succede più o meno la stessa cosa. Questo mi permette di distinguere vari processi, avete 10 istanze di nano aperte, 10 processi di nano, volete ucciderne solo uno, vi serve per forza il process identifier del feed. Se non termina proprio, non ne vuole sapere perché c'è qualche problema grave, kill-9, che è il comando di terminazione forzata, è, diciamo, è il numero del segnale, il segnale 9. Segnale 9 significa muori, proprio forzato, abbastanza forte. Oppure da top, se è uno dei programmi che sta consumando più CPU, potete ucciderlo da top schiacciando K e lì sopra vi compare PID to kill, lo digitate, invio e poi vi dice, facciamo un esempio, tanto è abbastanza veloce, facciamo questa cosa bruttissima, yes, da null, che in pratica continua a dire sì e non mandare nulla, e questa cosa consuma un sacco di CPU, vedete CPU è 100%, memoria 0.1%, PID 885, K 8885, kill PID 885 with signal 15, che il signal 15 è quello, diciamo, più soft, che gli dice senti, hai rotto le scatole, vogliamo il 9, oppure mettiamo il 9 e così lo uccide. Stessa cosa 8891, ovviamente continua a cambiare il numero man mano che si genera comunque, si chiama 9 e allo stesso modo viene terminato frontalmente. Ok, un'altra cosa che vi posso far vedere, come accennavo prima, è mandare, stoppare i processi. Ad esempio l'altro giorno ero da qua in un negozio, c'era uno che mi fa ma questo programma qui non si capisce su Windows ovviamente. Sì, deve essere per craccare le password del documento Word, però non si capisce se schiaccio stop si ferma e poi riparte da lì, oppure dopo riparte dall'inizio e faccio, se usate Linux. Perché la cosa bella di Linux è che potete mandare un segnale speciale a un processo, che è sigstop, che significa fermati lì e non fare altro, però non significa muori, significa ti fermo un attimo, controllo quello che devo controllare, poi quando vuoi farti ripartire, riparti esattamente da dove ti eri fermato. Questa cosa si può fare inviando un segnale, di cui tra l'altro non mi ricordo neanche il numero, però potete farla anche con uno shortcut che stavo facendo vedere prima, che è CTRL-Z. Se fate CTRL-Z ad esempio in top, top stava eseguendo le sue operazioni, l'abbiamo stoppato, stop, e adesso qua possiamo fare altro, insomma, possiamo fare le solite cose. E se vogliamo proseguire il lavoro di top, scriviamo FG, cioè foreground, guarda le operazioni che ci sono da fare, e riparte esattamente da dove si era fermato. Allo stesso modo, se faccio nano, adesso sono dall'altra parte, diciamo, nella cartella corsi Linux, nano prova, ok, non ci sono i permessi, che brutto, nano prova, qua scriviamo qualcosa, adesso facciamo CTRL-Z, spero che lo catchi, non lo catchi, ok. Comunque, se avete un programma che non gestisce, insomma, che non vi fa il catch del CTRL-Z, potete sempre fare queste cose. Se non la potete fare dal programma, potete comunque farla mandandogli il segnale di kill
e poi specificando il codice di stop oppure scrivendo sync stop. E poi per farlo partire sync cont oppure fare fg. Questa cosa è molto utile. Oppure un'altra cosa interessante che si può fare con i processi è mandarli in background, cioè se ad esempio cos'è che potrei usare? Ad esempio non so, c'è questo comando che serve per fare dei controlli di rete, che è ping. Io potrei decidere che questo comando voglio che venga eseguito, però intanto voglio fare altro, cioè non voglio stopparlo, non voglio fare CTRL Z, però faccio ping 127.0.0.1 e commerciale. Non ti piace. E qua in realtà l'output continua a uscirmi qua, però internet per iscriversi è una cosa bruttissima. Vabbè, comunque con l'area commerciale potete mandare, se avete i programmi che non vi stampano fuori dell'output tipo questo, potete farlo eseguire in background mentre state facendo altro. Ok. Un'altra cosa utile di top è top, ad esempio mettiamo che siamo root, sudo. Io sono l'amministratore di un sistema con 100 utenti, voglio controllare quello che sta facendo il mio utente otacon22, top meno otacon22, e vedo i processi solo di quell'utente, solo quello che sta facendo quell'utente lì. Questa cosa, se date il vostro server in mano a qualche equilibrato mentale, potrebbe essere utile per vedere cosa sta facendo. Vedete che è successo. Vediamo qualcosa di altro sui pacchetti. Purtroppo qua in effetti avrei bisogno di un minuto perché non ce l'ho. Però avete visto bene come installare i pacchetti su Ubuntu. Vi hanno spiegato cos'è un pacchetto, cos'è un repository. Semplicemente sappiate che potete fare le solite cose che fate da gestore dei pacchetti anche da terminale. Ad esempio apt get update aggiorna l'elenco dei programmi che ci sono sul vostro repository internet di Ubuntu. Poi apt, ovviamente quello deve essere eseguito da root, sudo apt get update vi fa un aggiornamento di tutti i dati delle applicazioni, deve essere eseguito da root perché poi i dati che scarica li deve salvare in una cartella, diciamo, che serve a tutti gli utenti che appartengono. Poi se volete fare delle ricerche di pacchetti, apt cache search il nome pacchetto, questo vi lanciate questo comando, vi fa una ricerca in tutti i pacchetti disponibili se c'è quello che state cercando, non so, di get search limp, e vi cerca tra tutti i pacchetti disponibili se c'è quello lì. Io non lo posso fare perché non ho apt get usando un'altra distribuzione. Poi una volta che avete trovato il pacchetto che vi interessa, controllate che il nome del pacchetto sia limp e non limp 3 o limp 3.2.4, e poi fate apt get install, anche questo da root, perché dovete fare un'installazione di un programma per tutti gli utenti, quindi sarà nella cartella usr bin, che è una cartella che serve a tutti e non ci possono scrivere tutti, ma ci può scrivere solo root. Vabbè. Comunque fate apt get install di limp e lanciate l'installazione. In realtà sui sistemi Debian, tra cui anche Ubuntu, i pacchetti appunto vengono gestiti con dei file deb che potete installare anche se non siete collegati a internet. Voi potete, a patto di non avere dipendenze tra programmi, ad esempio GIMP avrà bisogno di una libreria grafica speciale che magari non avete già installato, allora usando apt get install, quando gli date GIMP vi installa GIMP e tutte le dipendenze di librerie eccetera. Se invece avete qualche programma che insomma vi serve solo un pacchetto per installarlo, vi serve solo un singolo pacchetto e magari non siete collegati a internet, quando dovete installarlo potete scaricarvi solo il file.deb e poi installarlo con dpkg-i e poi il file deb, e insomma poi qua vi compare, dice vuoi veramente installare questo pacchetto? Sì, installa il pacchetto. E poi insomma dpkg è il gestore dei pacchetti che vi fa vedere quello che è installato all'interno del sistema,
che qualche API che avete messo. Invece apt-get serve per scaricarli dai repository e scaricare tutte le dipendenze in modo iterativo. Apt-get meno L vi fa vedere la lista di tutti i pacchetti installati se non sbaglio. Ovviamente poi per rimuovere c'è il comando uguale apt-get remove e poi il nome del pacchetto. Per fare gli aggiornamenti di solito si usa apt-get upgrade che va a vedere tutti i pacchetti che avete installato e vi cerca se ci sono delle nuove versioni sui repository su internet. E in realtà adesso non so bene come funziona su Ubuntu, ma ad esempio su Debian si usa spesso dist upgrade, perché la differenza tra upgrade e dist upgrade è che dist upgrade vi propone di fare degli aggiornamenti anche che sono un po' più pericolosi. Tipo ad esempio se state usando un server dove avete installato Debian e volete aggiornare il sistema e fate dist upgrade, potrebbe dirvi ok, aggiorniamo la bash, che è l'emulatore di terminale della shell che usate. Non è molto sicuro, perché cioè se magari per dire siete così sfigati che quella shell lì ha un bug e aggiornate il sistema e siete tagliati fuori, non è bello. E allora magari dicono ok, non mettiamo gli aggiornamenti di bash in dist upgrade, negli upgrade, ma mettiamo in dist upgrade, così chi vuole fare aggiornamenti un po' più sicuri mette solo upgrade, così si aggiorna proprio solo l'essenziale, solo le cose in più e non i programmi essenziali di sistema. Ma io adesso terminerei con una piccola nota per farvi vedere come funzionano anche le interfacce di rete. Ok, allora se volete configurare una interfaccia Ethernet, una cosa abbastanza classica. Ah giusto, partiamo con dire che Network Manager, se lo usate sul vostro sistema, potrebbe interferire molto con quello che stiamo per fare. Quindi di solito quello che si fa se volete lavorare da terminale per configurare l'interfaccia di rete è disabilito Network Manager e poi faccio il resto, perché sennò tipo voi tirate sull'interfaccia Ethernet, la configurate tutto e poi il buon Network Manager dice ma non è che hai toccato sta roba e ve la ricambio di nuovo sotto il naso e non è bello. No. Quindi non è per niente bello, quindi c'è l'opzione. La tira giù. La tira giù, ma che hai tirato su questa interfaccia? Tiratela giù, Quindi ci sono grasse risate quando state configurando alle 2 di notte un PC per qualcuno e insomma succedono queste cose. Allora, per configurare le interfacce di rete si utilizza il comando ifconfig. Ifconfig adesso tra l'altro hanno recentemente cambiato. Comunque vi dà una lista delle interfacce di rete. Ogni interfaccia di rete ha un suo nome identificativo, ad esempio l'interfaccia wireless di solito si chiama VLAN 0. Se avete due interfacce wireless, una si chiama VLAN 0 e l'altra, indovinato un po', VLAN 1. Allo stesso modo, se avete un'interfaccia Ethernet, si chiama IPH 0, l'interfaccia Ethernet. Se ne mettete due, si chiama IPH 0 e IPH 1. E qua insomma avete le varie informazioni su ciascuna interfaccia. L'interfaccia LO, l'interfaccia di loopback, che serve per diciamo connessione all'interno del sistema stesso, sono cose un po' particolari. È la famosa interfaccia che ha l'indirizzo 17001, che è l'indirizzo della macchina stessa. Poi beh, questa TAP0 è un'interfaccia di una VPN, una rete privata virtuale. Vabbè. Quindi vediamo velocemente come si legge. Qua c'è VLAN 0, INET, qua c'è l'indirizzo IP, questo è l'indirizzo IP associato alla vostra interfaccia di rete, qua c'è una maschera di rete, indirizzo di broadcast, poi qua c'è l'indirizzo IPv6 e poi qua ci sono un po' di statistiche, pacchetti trasmessi in byte, pacchetti ricevuti in byte, poi qua c'è anche in megabyte. Ad esempio io da quando ho acceso il computer oggi ho ricevuto 191 megabyte di dati.
Questo serve per vedere le informazioni sull'interfaccia. Se facciamo if config, ad esempio th0 e poi mettiamo un indirizzo IP, 1.2.168.0.2 app, questo significa vai a prendermi l'interfaccia th0, che è quella che va a mettere sul PC, imposta che questo indirizzo IP e accendila. E questo mi accende l'interfaccia. Se faccio il config e th0 basta, mi fa vedere appunto che adesso c'è un'interfaccia, un indirizzo IP, quindi se adesso attacco un cavo e se attacca qualcuno mette un altro indirizzo, possiamo comunicare. Qualcos'altro, vediamo. Comando root, se lo conoscete, serve per il mio passato meno M, che serve per di non risolvere automaticamente gli indirizzi IP in hostname. Comunque è una cosa politica, anche in altro senso, ce ne facciamo un secondo in più. E questo qua adesso purtroppo la dimensione della shell è abbastanza scomoda per leggerlo. Vediamo se è così. Questo qua mi fa vedere le rotte per andare su internet, quindi qua dice ad esempio per tutti gli indirizzi IP che iniziano con 10.0.0 punto e poi in base a questa maschera dice qualunque cosa, vai sull'interfaccia tab 0. Poi qua dice ad esempio qualunque destinazione altra che non sia in queste tre, vai su questo gateway che è il gateway wireless, quello che sarà là penso. Che poi mi fa accedere a internet del Politecnico sull'interfaccia con l'azienda. Con il config si tirano solo sulle interfacce e si configura gli indirizzi IP. Se avete le interfacce wireless dovete usare IV config wireless, interface wireless config. Del precato. Purtroppo. Questi comandi è in atto anche qua una lotta sul fatto di sostituirli con una suite che si chiama IV. Per fare le stesse cose che io non so usare purtroppo. Deprecato. E comunque con il vconfig vi dà delle informazioni invece sulle interfacce wireless. Ovviamente l'interfaccia TH0 essendo parlata non è wireless, quindi dice non wireless extensions. E invece con un 0 ad esempio che sono collegato a internet dice IE8211BGN, che era il tipo di comunicazione che sto facendo. No, è la possibilità di trasmissione radio che ho. Poi sono collegato alla rete internet, modalità manager della frequenza, questo è l'indirizzo dell'access point, e poi qua ci sono tutta una serie di informazioni tecniche, qualità del segnale dBm, 40 dBm, eccetera. In realtà, se volete collegarvi a una rete aperta, cioè che non ha nessuna cifratura, basta IV, config, WLAN 0 ad esempio, che è l'interfaccia wireless che ho io, ACID, che è il nome della rete, si chiama SSID. Potete metterlo tra virgola, traffici doppio, oppure se non ci sono spazi dovete anche evitare, tipo non so, network, e basta. Così fate invio e dice la scheda wireless di collegarsi alla rete network senza cifratura. Se utilizzate WPA2 o WPA1, partiamo da WEP. Se volete usare WEP, che è il tipo di cifratura che è stato bucato tanti anni fa perché ha dei problemi di sicurezza, comunque se per qualche motivo lo dovete usare si può fare direttamente qua ACID network key e poi qua mettete la chiave, una password sicurissima, una cosa del genere. Se invece utilizzate WPA2 dovete utilizzare purtroppo un programma esterno che si chiama WPA Supplicant, WPA_Supplicant, questo, che è tra l'altro se andate sulla guida dell'ASI per collegarsi con Linux, è quello che vi insegnavano loro. E in sostanza non stiamo qua a spiegare, ma comunque ci vuole un file di configurazione in cui specificate tutti i parametri per la connessione sicura, gli dite l'interfaccia di WLAN 0 e poi lui si attacca la lista. Ok, direi che potremmo vedere qualcos'altro. Ad esempio vi faccio vedere qualcosa che può essere più utile. Vabbè, ping serve per fare dei check di rete, quindi ping quando mettete un indirizzo IP
ad esempio questo sto pingando il mio server tramite una rete virtuale e vi permette di controllare se avete una macchina accesa, insomma se rispondere alle richieste ping. Ad esempio servizio che si può usare, ecco, un servizio molto utile che si trova all'interno di Linux, mi sembra che in Ubuntu per abilitarlo bisogna scaricare un pacchetto che si chiama OpenSSH Server o OpenSSH e basta. Comunque c'è questo servizio che si chiama microfono morto, c'è questo servizio che si chiama OpenSSH che vi permette di accedere a un'altra macchina con Linux e digitare dei comandi da shell in pratica, e a patto che appunto abbiate avviato questo server SSH, cioè Ubuntu basta installare questo pacchetto OpenSSH server e poi vi avviamo. Vi faccio vedere ad esempio sul server della nostra associazione, si mette SSH, l'indirizzo a cui collegarsi, meno L il nome utente, vabbè questa è la porta. Normalmente vi fa utilizzare per accedere la password del vostro utente, quindi ad esempio ammettiamo che io mi collego adesso con il cavo Ethernet a un mio amico e lui vuole utilizzare il mio sistema via terminale per fare qualcosa, per lanciare dei programmi o altre cose, può collegarsi via SSH mettendo un indirizzo IP della rete locale o qualunque altra cosa, sto mettendo il mio nome utente e la mia password per accedere al sistema. Questo è il nostro server, c'è una versione ad esempio di Top che uso molto spesso, che è HTOP, se voi potete installare aggiuntiva, che permette di vedere il carico del sistema in modo un po' più comodo, anche un po' colorata, adesso abbiamo con i registratori. Così sono collegato a un server che in questo momento è in Francia e posso fare tutte le mie operazioni e controllare i log del server web, avviare servizi o altre cose. Quindi insomma con SSH siete molto comodi. Inoltre c'è anche la possibilità di copiare dei file con SCP. C'è un comando che si chiama SCP. Per copiare dei file via SSH da un computer all'altro, non si può. Riferimenti, direi che finiamo qua. Riferimenti per altre cose, se siete interessati, allora c'è questo libro che chi vuole vederlo poi ve lo faccio sfogliare se vuole qua, che costa parecchio, costa tipo 50 euro. Però è fatto molto bene, se volete imparare queste cose seriamente io vi consiglio di dargli un'occhiata, cioè, mi pare ci sia anche quasi tutto su Google Libri, è un manuale per l'amministratore di sistema Linux, se no al solito la maggior parte delle cose si trovano su internet anche solo googlando, oppure c'è un comando che ovviamente mi sono dimenticato, era la prima cosa da dire, invece la dirò come ultima, è man. C'è un comando che vi permette di avere una specie di manuale sugli altri, quindi ad esempio man spazio il config, vi fa vedere una guida che vi spiega cos'è quel comando, a cosa serve, quali sono le sue opzioni e tutto il resto. Poi ovviamente, come ho già detto prima, sul nostro sito trovate i video degli altri corsi e insomma, se no, se avete altre richieste fatele pure a noi. Il titolo del libro? È Linux manuale per l'amministratore di sistema. Ciao. Se ci sono domande?
succede?